Ciao a tutti, bentornati su Reparto Corse TV. In un video precedente abbiamo parlato del funzionamento della valvola pop-off. Invece in quest'altro video vorrei parlarvi di quando conviene utilizzarla e quando no. Dunque, a tutti noi sicuramente piace il risultato sonoro della valvola pop-off. E io ricordo che da piccolino, quando mettevo il kit turbo su una vettura Gran Turismo, era bellissimo iniziare a sentire ad ogni cambiata di marcia il tsh, tsh, tsh. È stupendo, lo so, piace a tutti. Però possiamo averlo nella realtà questo grazie alla valvola pop-off. Non sempre però è utile. Allora, iniziamo a dire dove la pop-off non può essere installata. Sui motori turbo, sui motori aspirati, quindi che siano diesel o benzina, se non c'è il turbo non ci può essere la valvola pop-off. Dove può essere installata con un ottimo risultato? Sui motori turbo benzina. Ok? Quindi il suo funzionamento e i suoi benefici servono per le vetture turbo benzina. Dove invece può essere installata, ma non conviene tanto, anzi, sui motori turbo diesel. Perché li ho lasciati per ultimi? Perché sono quelli che vorrei approfondire principalmente. Molti mi chiedono di poter installare una valvola pop-off sul motore turbo diesel. Certamente lo si può fare e si può ottenere il risultato sonoro, quindi il famoso sbuffo. Però cosa succede? Se per le vetture benzina noi abbiamo una valvola a farfalla che comandiamo con il pedale acceleratore, quindi quando noi acceleriamo apriamo questa valvola e passa l'aria, quando deceleriamo la valvola si chiude e l'aria non passa e va fuori. Nel caso dei motori turbo diesel non c'è questa farfalla, ce ne sono altre ma con altro scopo, quindi la quantità d'aria che il motore può aspirare è sempre quella massima, il condotto è libero, quindi di fatto non si crea mai questa sovrappressione che fa attivare la valvola pop-off. Le valvole pop-off per diesel in effetti sono finte, sono elettroniche, ovvero noi ci andiamo a collegare al pedale acceleratore, quindi andiamo a rubare un segnale elettrico per capire quando stiamo decelerando e quando stiamo accelerando. In sintesi, quando stiamo decelerando arriva questo segnale alla piccola centralina che comanda la pop-off e fa aprire la valvola, una valvola che normalmente non si aprirebbe. Però se nel motore benzina noi andiamo a buttare fuori aria che in realtà era in eccesso, che non ci serviva, nel motore diesel invece andiamo a buttare fuori una quantità di aria che ci serviva, che avremmo potuto utilizzare. Quindi abbiamo sì lo sbuffo, ma di fatto andiamo a peggiorare lievemente le prestazioni del motore. Ecco perché io ve lo dico, poi chiaramente uno può scegliere di installarla, però è giusto che lo si sappia. Mi raccomando, continuate a seguirci per video come questi su tutti i nostri social, eccoli qui, e guardate anche il nostro sito www.repartocorsestore.it perché sicuramente troverete tante cose interessanti. Alla prossima, ciao ciao!